Valentino Vignali e Stefano Laudoni dopo l'addio, è guerra. La campionessa Valentina Vignali continua a soffrire e a mostrare la sua amarezza dinanzi al comportamento dell'ex Stefano. La storia d'amore tra Valentina Vignali e Stefano Laudoni sembra ormai giunta al termine. Tra i due ex fidanzati continuano le frecciatine sui social per poter conquistare l'appoggio dei fan. Le loro versioni sono discordanti, lei sostiene che Stefano fino a 6 giorni prima voleva creare un futuro insieme e voleva riconquistare la sua fiducia. Diversamente Stefano sostiene che tra di loro c'era una crisi, durata diversi mesi, e in seguito a nessun miglioramento nel rapporto ha deciso di troncare e mettere fine alla loro storia d'amore di 4 anni. La giocatrice di basket, per dare maggiore veridicità alla sua versione, decide di citare alcuni messaggi che si sarebbero scambiati privatamente pochi giorni prima. Valentina, rispondendo ad alcune fan su Instagram, scrive che tra la sera del 22 e del 23 ottobre, dopo una partita era andata via di casa con 4 vestiti, da un'amica. Aggiunge, gesto forte per farlo smuovere, reagire e cambiare sulle cose sbagliate che stava facendo. Sarebbe bastato un minimo gesto d'amore, una dimostrazione, qualsiasi cosa, che non è arrivata con l'intensità che mi aspettavo. Il 29 ottobre lo vedono all'Hollywood con lei in atteggiamenti intimi, vengo a sapere a posteriori che si scambiano il numero e si sentono. Valentina Vignali smentisce la versione raccontata dall'ex. Valentina quindi sosterebbe che il suo ex Stefano abbia voltato pagina dopo pochi giorni, sebbene successivamente Laudoni sarebbe ritornato sui suoi passi. Vignali scrive, ci siamo rivisti il 2 novembre dove mi ha detto tutte le cose sopracitate tra cui che lei faceva schifo, era rifatta, non sapeva baciare, e anche peggio. Poi però ora grande amore e loro dicono che ci eravamo lasciati da mesi. Io ho portato definitivamente le cose mie da casa sua il 6 novembre. Forse ci eravamo lasciati da mesi ma non me lo aveva detto, va tutto bene ma essere prese in giro da sti due per pararsi il cio anche no. Secondo la campionessa il suo ex voleva rimediare e ribadiva di volere un futuro con lei, ma dinanzi a un comportamento freddo e distante, si sarebbe consolato tra le braccia di Francesca. Stefano Laudoni risponde alla sua ex. Secondo Valentina quindi Stefano le avrebbe mancato di rispetto iniziando una relazione con Francesca Brambilla. Laudoni però decide di difendersi dall'accusa attraverso una storia di Instagram e scrive che erano mesi che le diceva che se non cambiava qualcosa alla loro storia non poteva continuare solo per Instagram. Continua. Quindi di cosa vogliamo parlare? Tu adesso che scrivi solo cattiveria e bugie su di me ti senti realizzata? Secondo me stai facendo una pessima figura e mi vergogno io in primis di non aver capito ancora chi sei veramente e…